Ciao a tutti, io sono Yamile e in questo video vi consiglierò 5 anime da vedere in italiano su Netflix. Sigla! Prima di cominciare vi ricordo di supportarmi iscrivendovi al canale. Questo aiuta i miei video a essere visti da più persone, giustamente. Ma iniziamo. Il primo che vi consiglio è un po' vecchio, c'ha circa 20 anni, ma è sempre un bellissimo anime ed è Inuyasha. Inuyasha, che è del 2000, ha 193 episodi. La trama racconta di Kagome, una normale studentessa della terza media, che vive in un tempio shintoista con la famiglia. Qui un giorno, proprio il suo 15° compleanno, Kagome cade in un pozzo vicino casa. Cade, viene rapita da un demone che ne esce da questo pozzo e la porta nell'epoca Sengoku. Lei era andata lì in cerca del gatto che era sparito. Qui incontra Kaede, una vecchia sacerdotessa che nota subito la somiglianza della ragazza con sua sorella Kikyo, morta 50 anni prima, che custodiva la leggendaria sfera dei quattro spiriti. Ma il mostro riattacca il villaggio, così Kagome per sfuggirgli si dirige nel bosco, dove risveglia il mezzo demone Inuyasha. La serie è molto bella, è interessante come riesce a mescolare i sentimenti di amore alla tensione degli scontri e a tante tante belle scene comiche in cui puoi trovare Inuyasha con Shippo che è divertentissimo, o alle scene di Miroku con Sango e così via. Perciò ve lo consiglio perché è davvero molto attuale ancora oggi. Il secondo che vi consiglio è un pochino più recente, diciamo, è Sword Art Online, ma più precisamente la stagione Alicization, che è uscita nel 2018 e conta 47 episodi. No, in realtà 47 episodi sarebbero tutte le stagioni, mi sa. O solo quelle due lì. No, forse solo quelle due lì. Mi stavo sbagliando io. Allora, Kirito si risveglia in una vasta foresta piena di alberi imponenti, mentre cerca indizi che gli facciano capire dove si trova, incontra un giovane ragazzo che sembra conoscerlo, Yujio. Dovrebbe essere un semplice NPC, ma la profondità della sua emozione non sembra essere diversa da quella umana. Mentre cercano i genitori del ragazzo, un ricordo particolare torna alla mente di Kirito. Un ricordo della sua infanzia in quel mondo. Un ragazzo e una ragazza bionda e un nome che non avrebbe mai più dimenticato: Alice. Allora, io trovo che questa stagione qui, a confronto di quelle precedenti, sia ancora più interessante, più bella e più piena di... sì, molto più ben strutturata delle precedenti. Perciò ve lo consiglio. Ma andiamo avanti. Il prossimo è Violet Evergarden, anno 2018, episodi 13. La trama è che Violet Evergarden è una ragazza che finora ha vissuto unicamente all'interno dell'esercito, agli ordini del maggiore Gilbert. Alla fine della guerra viene adottata dalla famiglia Evergarden ed assunta dall'azienda di scrittura, all'inizio per poco tempo come postina. Poi
lei trova interessante un ruolo nell'ufficio, le auto memory doll, che sono delle persone che scrivono lettere per chi non può scrivere o non sa scrivere. Perciò decide di fare questo per scoprire quel ti amo che il maggiore gli ha detto proprio prima che lei scappasse e si mettesse in salvo. Questa serie trovo sia davvero molto sentimentale, bella, ma anche da molti lati cupi effettivamente, essendo che tratta della guerra e tratta di lei che si deve rifare una vita perché non prova praticamente nessun sentimento, è proprio come fosse una bambola ed è molto interessante come lo trattano, perciò ve lo consiglio. Per finire, gli ultimi due sono molto recenti perché sono del solo dell'altro anno. Il primo che vi consiglio è Eden Zero, come detto dell'altro anno, episodi 25 al momento, perché è solo l'inizio della storia. Shiki è un umano che vive in una città in cui abitano tutti i robot, perché lui non sa che è un pianeta e si chiama Gran Bell. Il cosiddetti suoi amici se ne prende cura ogni giorno, ma un giorno su tale pianeta arriva Rebecca, che è una VTuber, una ragazza che fa video per quello che possiamo dire YouTube del Sakura Cosmos. Lei è arrivata lì perché vuole fare dei filmati su questo mondo di robot e si trova a conoscere Shiki, l'unico umano che vive in questo mondo, ed è molto interessata. Per varie vicissitudini i due inizieranno un viaggio fantastico attraverso la galassia del Sakura Cosmos. È una serie molto carina. E giustamente, come magari sapete, è disegnata ed è una storia del sensei Mashima di Fairy Tail. E ve la consiglio, sì, lo so, non dovrei, ma perché la doppiatrice di Rebecca, come avrò ho già detto nelle 10 curiosità su Eden Zero che trovate su questo canale, è la mia carissima amica Erika Lagnolo. Perciò, cosa state aspettando? Andate a vederlo, Ma andiamo avanti, l'ultimo titolo, ma che non ha meno importanza degli altri, è Shaman King, che questo l'altro anno ha avuto una nuova riedizione della storia, che vedrà 52 episodi perché è ancora in corso. Yo Asakura è un discendente di un'antica famiglia di sciamani. Fin da piccolo è in grado di vedere gli spiriti, anziché ignorarli o essere spaventato da loro, tende sempre a farci amicizia. Il suo desiderio più grande è di vivere in una tranquillità. La storia si apre a Tokyo, dove inizia a frequentare la scuola insieme a Manta, che diventa fin da subito il suo grande amico, tanto che gli rivela la sua abilità di intermediare con gli spiriti. Yo si trova a Tokyo per partecipare allo Shaman Fight, ossia il torneo di sciamani che si svolge ogni 500 anni per eleggere lo Shaman King. Questa serie ve la consiglio tantissimo perché è una delle prime serie che ho visto quando la davano su Mediaset, anche se lì era la storia era la primo adattamento che però lasciava un finale aperto. Questo spero proprio che porti il finale del manga, perché è davvero una serie stupenda, perciò ve la consiglio. Per finire, questo video l'ho fatto giustamente perché noi siamo in Italia e voglio che sia... Sì, è bello vedere gli anime sottotitolati con l'audio giapponese, ma giustamente ci sono dei bravi e ottimi doppiatori in Italia, perciò sì, dobbiamo guardare anche gli anime doppiati in italiano perché loro fanno un gran lavoro.
E se vi è piaciuto questo video, vi ricordo di lasciare il like, iscrivervi al canale, che non l'ho detto prima, ma dovete, mi sembra giusto. E ai prossimi video, ciao!